Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, vi ricordo che stasera alle 9 farò questa live dove potete scrivermi le vostre domande, chiaramente in merito a quello che sta accadendo in particolare per la formazione del nuovo governo a guida Mario Draghi, ma non solo, chiaramente. Chi avesse altre domande, abbiamo 2 ore da passare insieme. E cercherò di dare risposta. Ora, in attesa delle consultazioni di stamane del pomeriggio, il tema di oggi riguarda due presidenti. Riguarda il presidente Trump, che come sapete è stato sostituito nella maniera che tutti quanti conosciamo da Joe Biden. E tuttora deve rispondere, ci sarà la votazione in questi giorni di impeachment per aver istigato all'assalto del Campidoglio i suoi seguaci durante la manifestazione del 6 gennaio. E dall'altra parte abbiamo un altro presidente, anche lui un ex presidente, Giorgio Napolitano. Ora, cosa comuna i due? Entrambi sono accusati di non aver rispettato la Costituzione, con la differenza che uno appunto deve rispondere alla Camera. In particolare i democratici sono molto decisi nella loro azione, malgrado insomma il presidente Trump abbia semplicemente evidenziato quello che moltissime persone, anche neutre, avevano evidenziato, cioè quello che era successo prima della votazione, poi durante le votazioni per il presidente nel mese di novembre negli Stati Uniti. E l'altro invece viene sempre più in maniera esplicita, e chiaramente sto parlando di Giorgio Napolitano, accusato a sua volta di non aver rispettato la Costituzione, anzi di aver tradito la Costituzione. Già nei mesi scorsi avevo avuto modo di dirvi come le parole in particolare di De Magistris, ex magistrato, erano state molto forti nei confronti dell'ex presidente e lo sono state ancora di più domenica sera, ancora una volta coinvolto da Giletti, ma stavolta partendo dal libro delle accuse che allo stesso Napolitano muove Palamara. È stato ancora più duro, stavo dicendo De Magistris, dicendo che lui si stupisce come l'ex presidente Giorgio Napolitano non sia ancora finito sotto inchiesta per tradimento della Costituzione. Ora, nel caso di Donald Trump, tutto quello che sta succedendo suscita nei media americani grande clamore. Poi sappiamo per certo che i democratici non avranno i numeri perché rispetto a quello che erano i dati di qualche settimana fa, dove si pensava che i repubblicani avrebbero potuto abbastanza così numerosi votare insieme ai democratici e quindi c'era il rischio che l'impeachment passasse. Ora si ha la certezza che insomma molti repubblicani hanno fatto marcia indietro perché hanno capito che assolutamente questo non era conveniente neanche per loro e quindi siccome ci vorrebbero i 2/3, questi 2/3 non ci sono e quindi niente impeachment per Donald Trump che potrà tranquillamente fare il suo percorso che potrebbe anche prevedere di ricandidarsi fra 4 anni alla Casa Bianca. Ma torniamo a Giorgio Napolitano. Da noi invece la cosa è inversa perché a parte Giletti che ormai cioè ha preso anche lui un po' di mira queste situazioni, e la nuova denuncia, quindi non solo quella di De Magistris, ma anche di Palamara, il ruolo insomma di Giorgio Napolitano sembra abbastanza chiaro rispetto a queste denunce. La cosa che ancora una volta ci lascia esterrefatti è il fatto che tutto tace.
Vedete, quando molti mi hanno attaccato in questi giorni per la mia posizione, tra l'altro non è che io ho preso parte, ho semplicemente mi sono permesso di dire che secondo me potrebbe non essere sbagliata la posizione di Matteo Salvini, così come non ho assolutamente criticato invece quella di Giorgia Meloni, perché è difficilissimo. Dare ragione all'uno o all'altra posizione, ripeto sempre in questi giorni ai posteri largo a sentenza. È stato sufficiente esprimere questo giudizio, apriti cielo, ma ormai mi sono abituato, questo è l'Italia, questo sono gli italiani. Ora, quando io invece in passato e anche in questa circostanza mi sento di criticare il centrodestra, è esattamente su queste cose. È su queste cose che io non capisco la non reazione da parte di Matteo Salvini, la non reazione di Giorgia Meloni. Come se la cosa non fosse presente e non avesse rilevanza importante, voglio dire. E invece bisognerebbe farlo perché nei confronti dell'opinione pubblica è giusto che questo venga fatto. Perché se siamo di fronte ad un attentato alla Costituzione, addirittura da parte di un ex presidente della Repubblica, è giusto che questo si sappia. E così invece, al contrario, se questo non fosse il caso, è giusto che coloro che lo stanno accusando ne paghino le conseguenze. Il fatto che tutto tace a destra e a sinistra e anche da parte della magistratura è un fatto invece gravissimo che dimostra esattamente come il paese Italia sia caduto davvero in basso. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona mattinata e ci sentiamo più tardi.